Oggi siamo nel comune di Campagna, in provincia di Salerno, centro che per la sua storia merita attenzione sul piano culturale. Segnaliamo, ad esempio, l'itinerario della memoria e della pace presso l'ex convento dei Domenicani, che oltre a conservare la memoria degli ebrei internati e successivamente liberati e protetti dalla popolazione locale, ha visto la presenza di Giordano Bruno. Nella periferia del paese, in una struttura che in passato ospitava dei monaci, attualmente operano dei giovani che, riuniti in cooperativa, si interessano di agricoltura sociale e ospitalità solidale. Andiamo a conoscere da vicino questa realtà con il protagonista del giorno. Come ti chiami? Teresa Di Giuseppe. Di dove sei? Di Campagna, provincia di Salerno. Che lavoro fai? Sono presidente di una cooperativa agricola sociale. Il tuo motto? Il mondo non si cambia con le tue opinioni, ma con il tuo esempio. Teresa, dalla tua prospettiva rispetto a quella che è l'esperienza che avete maturato qui, è possibile oggi un incontro, coniugare la terra, l'agricoltura, il mondo quindi del lavoro in tal senso, con quelle che sono le esigenze dei giovani di oggi, che appunto per forza di cose si incontrano e a volte si scontrano con le questioni occupazionali, soprattutto tenendo presente che siamo al sud? Il sud è rinomato per la sua abbondanza di terreni agricoli e si basa proprio su quello che è l'agricoltura in generale. In particolare la Piana del Sele è molto rinomata anche su questo, nello specifico nel territorio di Campagna e zone limitrofe in cui ci troviamo. Quindi assolutamente io penso che invece un ritorno alla terra da parte dei giovani con un loro bagaglio, una loro conoscenza, un know-how che hanno acquisito anche lavorando all'estero, possono portare quelle piccole innovazioni all'interno dell'agricoltura. Quindi accade già al sud, in Puglia, in Basilicata. E quindi in Campania perché no? Insomma, penso che ci siano già presenti delle realtà che fondono un'innovazione con i giovani di oggi, insomma. Non è più il vecchio contadino, ecco. Ultimamente quando si parla di agricoltura entra in gioco la questione degli immigrati. Per qualcuno gli immigrati vengono a togliere spazio agli italiani, per qualcun altro sono una risorsa e quindi non si creerebbe il conflitto. Dal tuo punto di vista, dalla tua prospettiva, rispetto a quello che qui vivete ogni giorno, possono convivere le due dimensioni, possono diventare una forza oppure per forza di cose bisogna ragionare in termini di conflittualità? No, non credo, eliminerei diciamo il termine conflittualità, ma per un semplice motivo. La maggior parte degli immigrati, degli stranieri che arrivano qua, in particolare gli africani, sono quasi tutti allevatori, agricoltori e sarti, insomma artigiani. Il fatto che in un grande territorio che si occupa di agricoltura si possa appunto pensare di inserire i ragazzi stranieri in maniera legale e non attraverso lavoro, insomma, lavoro nero, caporalato e sfruttamento agricolo, dove è molto presente qui sul territorio, in sordina, ma c'è. E quindi invece questa conflittualità non ci deve essere, perché ahimè diciamo che i giovani d'oggi non hanno più l'idea di andare a lavorare nelle terre, insomma è un lavoro che non si fa quasi più. Da parte degli italiani sono veramente pochi. E gli stranieri invece hanno già proprio in sé questa metodologia perché lo hanno già fatto nei loro paesi d'origine, quindi erano la maggior parte sono allevatori e agricoltori. Quindi invece andare a rafforzare le loro conoscenze con appunto nuovi strumenti, non penso che vada in conflitto queste due tematiche, insomma. Sì, e quindi a proposito, ecco, di iniziative a norma, no? E concretamente come voi poi avete tradotto tutto questo? In parole povere, quali sono le vostre attività? Come vi siete organizzati? Allora, noi la cooperativa Raccogliamo ha il partenariato di Confagricoltura Salerno che ha creduto sin dall'inizio nel progetto di Raccogliamo, nel senso che la maggior parte delle imprese agricole sul territorio spesso hanno proprio bisogno di quelle che sono le figure come l'allevatore, il mungitore, il potatore, per cui c'è una difficoltà nel reperire queste figure.
L'idea era quella di creare qui un centro diurno di formazione dove appunto i ragazzi imparassero la teoria e la pratica per poi svolgere dei tirocini e stage presso le aziende associate, in questo caso di Confagricoltura, ma apriamo a tutti, diciamo, quest'idea. Proprio per regolarizzare, nel senso che il ragazzo impara, è all'interno di un'azienda, viene comunque retribuito con un piccolo rimborso spese, assicurato quindi in maniera legale, e il passaggio successivo, finiti questi stage di 3 o 6 mesi, l'azienda può anche decidere eventualmente di assumerlo, perché se il ragazzo è veloce e ha imparato, potrebbe essere un'occasione. Senti, a tal proposito, quindi proprio in riferimento a quello che è anche la finalità del nostro programma, parli di corsi di formazione. E cosa potremmo proporre ai giovani che ci ascoltano rispetto appunto all'aspetto dell'avviamento professionale e quindi della formazione nel senso più ampio del termine? Diciamo che alcuni lavori come la sarta, come la falegnameria, come dei laboratori di cucina, è difficile adesso, no, reperire un po' queste figure, per cui noi offriamo proprio questi corsi di formazione, ovviamente appoggiandoci anche degli enti accreditati alla Regione Campania, quindi con dei certificati poi riconosciuti, insomma. Sempre la teoria e la pratica svolta qui nella cooperativa raccogliamo e poi man mano appunto mettere a frutto quelle che sono le competenze e le capacità dei giovani, che spesso sco si scoprono mano a mano, nel senso che semmai all'inizio c'è la curiosità, però poi vedono che hanno manualità, per esempio nella sartoria, quindi perché no, anche crearsi da soli un lavoro, insomma un po' lavoro, a volte se non c'è bisogna anche un po' pensarlo e mettersi in gioco, secondo me. Quindi E quindi provare. tu a chi ti rivolgeresti? Chi sono i beneficiari della vostra proposta? Allora, noi specificatamente lavoriamo con i migranti e i rifugiati che sono già sul territorio, ospiti presso le strutture di accoglienza, e i minori a rischio esclusione sociale, ma anche ovviamente l'adolescenza in generale. Quindi proprio quello serve anche un po' per attivare la loro curiosità e far capire, ecco, che con poco si può anche inventare una piccola idea imprenditoriale, insomma. Brava, sì, certo. E l'ultima domanda, il progetto Policoro, in che modo vi ha supportato, quindi qual è stato questo rapporto con la Chiesa attraverso appunto questi strumenti che di solito mette in essere per aiutare il mondo giovanile dell'imprenditoria? Noi siamo partiti qui, ovviamente questa è come struttura operativa, la sede operativa della cooperativa è un ex convento dei frati camaldolesi risalente al 1600 d.C. È stato scoperto per caso perché io sono venuta qui ad Asparagi, ero già alla ricerca di un immobile, però siccome io nella vita penso che nulla è a caso e ogni cosa ti porta una cosa, il fatto che io sia venuta qui a cercare asparagi e mi sono trovata di fronte a un immobile così grande, anche poi abbandonato, nel senso che non era stato più curato negli anni, appartiene attualmente ad una famiglia privata che noi ringraziamo perché ci sono venuti incontro, nel senso che hanno proprio sposato il progetto, quindi ci hanno dato il permesso di affittare questo posto. Subito dopo invece è subentrato proprio il prestito della Speranza attraverso l'arcidiocesi di Amalfi Cava dei Tirreni e il supporto dell'arcidiocesi di Salerno, Campania e Acerno. Quindi si è, diciamo, scattato quasi un circolo virtuoso perché dall'arcidiocesi ci siamo poi collegati al progetto Policoro, i quali spesso sono venuti qui proprio a capire, a vedere, a pensare di fare qualcosa insieme. Da cui poi è scaturito il gesto concreto, perché c'è concretezza, diciamo, in questo gesto. Quindi un po' tutti si sono messi quasi, non a servizio perché è brutta come parola, però vogliono contribuire, ecco, allo sviluppo di questa idea progettuale. Quindi dalla famiglia privata all'arcidiocesi, al progetto Policoro, più tutto, insomma, anche gli altri cittadini, il territorio stesso, dagli agricoltori, insomma. C'è una bella collaborazione, una bella cooperazione sociale, E allora guarda, ci è venuta la curiosità se ci porti a visitare ecco. questo posto così Volentieri. bello e ci fate vedere anche materialmente che cosa trattate e come portate avanti le vostre attività. Assolutamente sì.
essendo in un luogo naturalistico, noi ci teniamo molto alla salvaguardia anche delle specie. E questa è una tana di volpe. Quest'estate c'era una mamma con 7 volpini e quindi suppongo che siano tutti nascosti qui. E ovviamente i cunicoli sono comunicanti, quindi questa è una prima tana e poi ce ne sono varie diciamo su tutta questa zona qui del terreno. La cooperativa raccogliamo, oltre a produrre l'olio d'oliva extravergine, gli ortaggi di stagione e lo zafferano, produce anche il miele. Rieccoci, bellissimo questo giro che abbiamo fatto insieme in questo luogo, oserei dire quasi magico, dove si respira anche una forte spiritualità. E ora è il momento del tutorial. E cosa ci farete vedere, che cosa ci volete insegnare? Oggi vedremo il laboratorio di carta riciclata, perché spesso dimentichiamo che i materiali possono avere una nuova vita, quindi da tutta la carta che noi buttiamo possiamo appunto trasformarla in nuovi manufatti. In questo caso oggi andremo proprio a vedere come si fa un foglio di carta riciclato abbinandolo anche con dei fiori essiccati, in questo caso proprio fiori di zafferano. Bene, allora andiamo a vedere. Oggi faremo un laboratorio riguardo la carta riciclata. Spesso buttiamo tanti fogli di carta, tanti pacchetti di sigarette e invece tutto questo si può realizzare trasformando il materiale e creando un vero e proprio foglio di carta. In questo caso qui c'è bisogno di un contenitore con un po' di acqua, un telaino che abbiamo fatto a mano con la classe terza C della Confalonieri di Campagna, dei foglietti di feltro che servono poi per asciugare tutta l'acqua in eccedenza del foglio di carta. In questo caso qui vogliamo abbellirlo con dei fiori, in questo caso noi abbiamo usato dei fiori di zafferano però con pistilli, quindi non sono commestibili, con i pistilli. E poi abbiamo ovviamente tutta una serie di carta che dobbiamo tagliare tutta rigorosamente prima a pezzettini. Quindi in questo caso qui io vi faccio vedere soltanto come poterla tagliare in piccoli pezzettini, ma l'abbiamo già preparata. All'interno di questo contenitore infatti ci stanno un po' di fogli di carta, sigarette, pezzettini di carta in più. E sarebbe in piccoli pezzettini così. Li abbiamo prima un po' spezzettati, ok? Giusto per farvi vedere un pochettino come vanno tagliati piccolini. Il secondo passaggio invece è aggiungere un po' di acqua, in questo caso così, e poi aggiungere dell'acqua molto calda che aiuta la cellulosa della carta ad aprirsi. Quindi abbiamo scaldato un po' di acqua e adesso la andiamo a mettere all'interno del nostro secchietto. Giriamo un pochettino, cerchiamo di avere una percentuale di carta e una percentuale di acqua, ovviamente diciamo non abbastanza acqua, altrimenti si perde l'impasto della carta. Fatto questo procedimento, andiamo a sminuzzare in piccolissimi pezzettini, a frullare proprio la carta. La consistenza, mano a mano che frulliamo la carta, ovviamente la vediamo un po' d'occhio, quindi deve essere completamente diventata come una poltiglia, quindi non ci devono essere all'interno pezzetti grandi. In caso ad occhio, diciamo ovviamente per le prime volte non si è esperti, si dovrebbero mettere 10 parti di acqua e 4 parti di carta, più o meno diciamo 10 litri di acqua per un... In teoria 4 parti di carta sarebbe quasi una busta, diciamo, di plastica più o meno, metà busta di plastica riempita di pezzettini di carta. Ok, diciamo che la nostra poltiglia è quasi pronta ed è questa, ok?
che andiamo a riversare piano piano all'interno del nostro contenitore. Lo andiamo a suddividere un po' nell'acqua che abbiamo preparato prima, che è un'acqua semplice. Andiamo un po' a miscelare, ok. Diciamo che la consistenza più o meno è questa. Un po' tra un chiaro e uno scuro. Dopodiché, ovviamente adesso diciamo è rimasto qualche pezzettino un po' più grassottello di carta, abbiamo un telaino. Questo telaino è formato da legno, da una semplice retina di zanzariera messa con dei chiodini e va applicato in questo modo. Si prende la retina e si mette in questo modo e sopra applichiamo un telaino che servirebbe poi per fare la forma del foglio di carta. Importante, la posizione delle mani sul telaino è centrale ed è stretta, ok? Ora, noi abbiamo qui soltanto della carta, ma possiamo abbellirla con dei fiori, qualsiasi fiori, delle foglie secche, eccetera. In questo caso qui, noi buttiamo un po' di fiori essiccati di zafferano precedentemente preparato e lo andiamo a mischiare. Prendiamo il telaino in questo modo. Lo buttiamo giù da verticale in orizzontale e iniziamo a fare dei movimenti leggeri e a portarlo su piano 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 piano. Abbiamo preso e raccolto i primi pezzettini di carta che ovviamente si posano sulla retina, si fa scorrere un po' l'acqua e poi si tende il telaino in verticale, piano piano, piano piano in questo modo si compatta la carta con la carta e si inizia a fare questo gioco qui. Dobbiamo stare attenti ovviamente che con l'eccesso dell'acqua poi rischiamo di farlo attaccare ad un panno. Fatto in questo modo, vediamo che l'ultima parte dell'acqua scende a mo' di fontanella. Quando inizierà invece a gocciolare, vuol dire che il foglio è quasi pronto. Diciamo che il foglio, in teoria, verrebbe così. Allora, adesso cosa facciamo? Lo poggiamo e togliamo la parte del legnetto. In questo caso qui, vediamo lo spessore del foglio realizzato. Ora la parte più importante, quella un po' più delicata, è questa. In questo modo, con un panno asciutto messo qui al bordino, il momento diciamo un po' più delicato è questo perché deve andare piano, nel senso che non si deve, e con una spugnetta asciutta andiamo a ritogliere tutta l'acqua in eccesso, facendo così piano pianino. Allora, qui a fianco ho preparato il panno di feltro. Il feltro perché? Perché asciuga molto l'acqua e ovviamente non fa attaccare il foglio una volta che noi lo andiamo a mettere a riposo, no? Perché deve stare circa un giorno sotto pressione. Se avete dei libri, delle cose pesanti poi da mettere sopra, che non si rovina ovviamente, possiamo usare. In questo caso qui, diciamo, avendo tolto la maggior parte dell'acqua e la spugnetta non tira più, non caccia più tanta acqua, possiamo provare delicatamente ad alzare il telaino e il foglio di carta dovrebbe rimanere sul panno. Ok, allora andiamo a fare questa cosa così. Allora, dal bordino, piano piano, con dei piccoli colpetti nel caso la carta non si stacca. Se la carta non si stacca vuol dire che c'è ancora eccesso di acqua. Questa è una delle parti un po' più delicate forse per fare la carta, però poi mano a mano facendolo diciamo che... Ok, in questo caso qua il telaino è libero perché tutta la carta che abbiamo creata è qui. Stendiamo il panno, mettiamo il nostro fogliettino di feltro sopra,
lo schiacciamo leggermente, prendiamo il lembetto, lo giriamo così e anche qui è un momento un po' delicato, semplicemente a partire dal bordino, poi se ne viene da solo. Ovviamente questa qui va strizzata perché ci occorrerà per il secondo foglio. Allora, questo è il foglio che è venuto. Ovviamente è ancora tutto bagnato, però la consistenza c'è. Dopodiché sovrapponiamo un altro foglietto di feltro e possiamo continuare a fare altri fogli fino poi al numero di fogli che ci occorrono, tenerlo sotto pressione una notte e il giorno dopo togliere i fogli dal feltro e farli ad asciugare. Il risultato finale saranno dei fogli che voi realizzate come meglio pensate, in questo caso qui con i fiori di zafferano oppure con i petali di rosa, oppure con foglie e tutti gli altri tipi di fiorellini colorati che vogliamo utilizzare. E siamo giunti alla fase conclusiva, quelli di saluti e insomma soprattutto alla fase dei ringraziamenti. Noi ti ringraziamo per averci accolto in questo luogo e se vuoi salutare i nostri telespettatori e aggiungere qualcosa. Io credo molto nel sud, sinceramente abbiamo un sacco di potenzialità, ricchezze e spesso quasi ce ne dimentichiamo. Nello stesso tempo i giovani sono grandi risorse e quindi va secondo me proprio sviluppato anche un po' di creatività, un po' di idee e di studio, di curiosità proprio per capire come potenziare la bellezza che abbiamo qui nei nostri territori. Quindi io penso che fondendo entrambe le cose, giovani e sud in questo caso, possono uscire belle cose. Ovviamente deve essere una motivazione sentita, diciamo, voluta, ecco. E allora grazie ancora Teresa. Grazie a voi.